Ciao ragazzi e oggi parliamo di Tamas Dalphonic, una linea di rullanti spaziale. E oggi vi voglio parlare di quello in acciaio e di quello in ciliegio. Come sempre però, prima di tutto iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanellina per attivare le notifiche, andate sui miei social, Instagram e Facebook, iscrivetevi anche lì, mettete mi piace, fate tutto quello che volete. Dicevamo, Tamas Dalphonic, ce ne sono tantissimi tipi, andateli a vedere, c'è in ciliegio, in acciaio, in alluminio, in bubinga, in acero, in ottone, in bronzo, cioè ce ne sono veramente tanti tipi. Ma quello che mi preme di più farvi vedere oggi, a parte il suono, che suonano tutti da paura ragazzi, stiamo parlando dei top di gamma Tamas, ovviamente il legno un pochettino più caldo, il metallo un pochettino più freddo. Sono versatilissime e io non ho ancora trovato un Tamas Dalphonic che vada bene a fare solo una cosa. Non sono rullanti normali, hanno un sacco di chicche che li rendono veramente dei rullanti unici. Ok, adesso capirete il perché io sono preso così bene con questi rullanti. Già nella parte sopra c'è una roba veramente pazzesca. Se io vado a svitare una vite, dopo aver svitato pochissimo la vite fa questo, esce dalla sede. Perché questo rullante è fatto in questo modo. Adesso tolgo tutte le viti e vi faccio vedere. Tutte le viti sono uscite dalla sede e io, lasciando tutte le viti attaccate, posso tranquillamente togliere la pelle, perché il cerchio di questo rullante è fatto in questo modo. Vedete, non ha nessun buco, quindi la mia vite si attaccherà in questo modo, guardate, e non passerà attraverso i buchi come siamo abituati nei soliti rullanti. L'altra chicca che vi voglio far vedere è questa, cioè la ghiera tendicordiera, perché per prima cosa ce ne sono due, una da questa parte e un'altra dalla parte opposta. Questa ghiera qua è bellissima perché ha due regolazioni. La prima è quella normale che hanno tutti i rullanti e la seconda è la regolazione fine, perché ogni volta possiamo fargli dare una tacchetta. Got a mask painted deftly, like curtains across her face. Sun is hiding beautiful black eyes, everything's right in its place. He says, you just can't walk out and leave me, you gotta pay your debt. You made your bed, now you lie in it. Adesso ho girato il rullante al contrario, metto una mano sulla cordiera perché sennò si sente un casino pazzesco mentre parlo. La questione sotto è la stessa, soprattutto per quanto riguarda le viti, si tirano per fortuna sempre nello stesso modo. Però attenzione, già sul cerchio c'è una modifica. Guardate questo spazio qua, non si vede mai nei rullanti, perché ancora una volta Tama si è superata. Abbiamo queste due viti qui che tengono una delle due ghiere, e se io vado a togliere queste due viti posso andare tranquillamente ad alzare la cordiera. Quindi cosa vuol dire? Che io con la cordiera alzata la posso appoggiare, posso svitare le viti, togliere tranquillamente questo cerchio, togliere la pelle, rimettere una pelle nuova, mettere il cerchio e successivamente rimettere la cordiera. Questo significa che la mia cordiera sarà alla stessa identica tensione di prima. Naturalmente, se il video ti è piaciuto, metti mi piace qui sotto, ricordati
di iscriverti. Ti lascio anche il link del rullante in acciaio, non so se riesco a trovare quello del rullante in ciliegio perché è un po' più difficile perché è una limited edition. Ti ricordo anche di seguirmi su Instagram perché metto un sacco di cose un pochettino più particolari, magari anche cose che scopro io sul momento, e seguimi anche su Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!